È bastato un solo mese per far emergere il totale disinteresse del nuovo governo nei confronti dell'Aquila. A parlare è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Stefano Palumbo. Già la mancata nomina di un sottosegretario con delega alla ricostruzione, figura istituzionale che in passato ha ricoperto un ruolo determinante ai fini della risoluzione dei mille problemi che ci siamo trovati ad affrontare, lasciava presagire una scarsa considerazione dei nostri problemi. La mancanza di un referente politico a cui affidare le istanze del territorio prosegue in un momento cruciale del percorso di ricostruzione. Si traduce in un grave vulnus per il capoluogo. Sulla restituzione dei tributi, poi, aggiunge Palumbo, si registra un preoccupante tergiversare che, a fronte delle promesse roboanti e delle ferme rassicurazioni di alti esponenti politici del centrodestra in visita in città, porta con sé lo spettro della crisi della chiusura per molte aziende, con conseguente emorragia di posti di lavoro e ripercussioni di inimmaginabile gravità. Ciò non bastasse, si registra adesso anche l'annuncio da parte del governo della fine del progetto Italia Sicura, che aveva dato vita alla creazione di due strutture operative a fini di condurre azioni mirate alla messa in sicurezza del suolo rispetto al rischio sismico e al dissesto idrogeologico e delle scuole, obiettivi importantissimi in un paese come il nostro che si è dimostrato fragilissimo. Suscita apprensione, poi, dice, la proroga di soli 3 mesi per la struttura tecnica di missione per il sisma 2009, altro importante elemento di raccordo con Roma. Davanti a tutto questo noi come territorio non abbiamo nulla da dire? Ci aspettavamo che rappresentasse un punto di forza la vicinanza politica del governo nazionale all'amministrazione comunale, mentre l'assordante silenzio di quest'ultima, conclude, sembra svelare piuttosto una pericolosa sudditanza. Credo sia arrivato il momento che il mondo della politica, dell'associazionismo, dei sindacati e dei rappresentanti di categoria, insieme con la società civile, faccia sentire la propria voce.